Ciao a tutti, ben ritrovati su questo nuovo video dove andremo a vedere come installare Windows 11 su Virtual Machine, ovvero su macchina virtuale. Pur mantenendo Windows 10, andremo ad integrarci su Windows 11. Andremo a farlo anche superando questo errore, questo problema, insomma, che se non avete il processore compatibile col TPM Secure Boot vi uscirà sicuramente questo problema. E quindi andremo a risolverlo, a superare anche questo passaggio. Quindi seguite fino alla fine, anche perché pur installandolo su Virtual Machine, se non avete il processore compatibile, non si può fare. Quindi seguite che andremo a superare questo problema. Bene, prima cosa da fare, andremo a scaricare la ISO di Windows 11, quindi collegatevi al sito che troverete sotto in descrizione, oppure basta collegarvi al sito di Microsoft. Quindi selezioniamo il download Windows 11, clicchiamo su Download, dopodiché andremo a scegliere la lingua, andiamo a selezionare in questo caso italiano, quindi conferma. E quindi andremo a scaricare qui 64 bit download. Andiamo a scaricare la ISO di Windows 11. Bene, mentre si scarica la ISO, andremo intanto a scaricare e installare VirtualBox. Troverete sotto in descrizione il link, quindi download per Windows. E andremo a scaricare e installare VirtualBox. Bene, a questo punto, una volta eseguita la procedura dell'installazione, che è molto facile, una volta installato andremo ad aprirlo, quindi andiamo su New, quindi andremo a creare una nuova macchina virtuale, quindi andiamo a dargli il nome come Windows 11 e quindi qui andremo a scegliere Other, quindi andremo a scegliere una cartella o andiamo a creare una nuova cartella. Chiamatela Windows 11 o come volete, io vado a chiamarla ad esempio Windows 11 Final. Quindi, fatto questo, andiamo a selezionarla e poi sotto in basso andremo a scegliere Windows. Qui scegliamo Windows 10 64 bit. Andiamo avanti. Qui andremo a scegliere la quantità, la RAM da dargli, più o meno dipenderà anche da quella che avete sul vostro computer. Io gli ho dati 4, quindi qui andremo avanti. Anche qui lasciamo così com'è, quindi avanti. Dynamic lasciamo così com'è. Qua andiamo a scegliere la quanto dargli di spazio su disco, qua c'è scritto 50 giga, ma dipende anche dalla quantità che avete sul computer, io gli do 40 di giga, andiamo avanti, chiudiamo il tutto e qui abbiamo già creato la nostra macchina virtuale. Fatto questo, andiamo sul settaggio, quindi andiamo sul setting, tasto destro del mouse, setting, e qui andiamo su, una volta che siamo qui, andiamo su sistema, processore e andiamo a selezionare, qui c'è uno, andiamo a dargli due processori, ok, dopodiché andiamo anche su, andiamo su storage qui e qui selezioniamo empty, dopodiché andiamo sul dischetto qui, andiamo a scegliere choose disk file. Andiamo a scegliere la ISO che abbiamo scaricato dal sito di Microsoft, quindi andate a cercare la locazione, quindi andate a selezionare la ISO, in questo caso io ce l'ho in documenti, quindi apriamola e diamogli l'ok. Ok. Bene, fatto questo, non ci resta altro da fare che cliccare su Start per partire con l'installazione. Parte più o meno così, quindi diamo il tempo che serve, quindi andrà avanti l'installazione finché vi faccio vedere l'errore che uscirà comunque installandolo senza aver bypassato
superato il TPM anche su VirtualBox, quindi faremo tutti i passaggi insieme in modo da farvi vedere qui i soliti passaggi, scegliere la lingua, eccetera. Installa Windows 11. Qui andiamo a cliccare su non ho un product key, scegliamo il sistema operativo che volete installare, o un pro, io scelgo la pro, quindi andiamo avanti e qui come vedete anche in questo caso non si potrebbe installare neanche su Virtual Machine Windows 11. Quindi cosa fare per superare? Qui andiamo a chiudere, chiudiamo il tutto. Bene, lasciamo qui così com'è. Andiamo a digitare Shift più F10 sulla tastiera. Ci uscirà il prompt dei comandi e qui andremo a scrivere regedit così com'è. Quindi andiamo a digitare regedit. Quindi invio e ci aprirà il registro editor, quindi andremo a selezionare HK Local Machine, doppio clic, sistema, doppio clic, andiamo su setup, doppio clic sul setup, ancora di nuovo tasto destro del mouse, quindi nuova chiave e qui andremo a rinominarla lab config. Così come vedete scritto, quindi ok. Una volta creata, andiamo sulla destra, tasto destro del mouse, di nuovo nuova D-Word 32 bit value. Ok, e qui andiamo a scrivere bypass secure boot check. Come vedete scritto, vi lascerò poi tutto sotto in descrizione. Potete fare copia e incolla. Quindi di nuovo doppio clic per dargli il valore, dobbiamo dargli 7 zeri e 1. Come vedete scritto, digitiamo 7 zeri più 1. Una volta fatto, diamogli l'ok. Perfetto, di nuovo tasto destro del mouse, nuova D-Word come prima, value. E questa volta andremo a scrivere bypass TPM check, così come vedete scritto. Bene, una volta fatto, doppio clic, la stessa procedura di prima, doppio clic, quindi di nuovo 7 zeri, digitiamo 7 zeri 1. Ok, andiamo a completare, diamogli l'ok, quindi chiudiamo qui, chiudiamo il tutto, andiamo avanti nell'installazione, vediamo se siamo riusciti a superare, scegliamo il sistema operativo Windows 11 Pro in questo caso e qui ci dà già le condizioni di licenza, quindi abbiamo già superato il problema che abbiamo riscontrato prima, quindi andiamo ad accettare, andiamo su, andiamo avanti, qui andiamo a installare e qui sono i 40 giga che abbiamo scelto in precedenza, la partizione che gli abbiamo dato, andiamo avanti ed ecco qua, è partita l'installazione e come abbiamo visto con questo metodo riusciamo a superare il problema quindi del TPM, il Secure Boot anche su Virtual Machine. L'installazione poi dura più o meno, dipende anche dalle prestazioni, dalla portata del vostro computer, quindi ci vorranno, io ci ho messo circa sui 20 minuti a installarla su Virtual Machine, è abbastanza veloce, e poi anche perché la configurazione è tale o quale quella di Windows 10 e anche su Windows 11 per chi l'ha già installata sul computer normalmente. Quindi andiamo a scegliere la regione,
Quindi andare avanti, scegliamo il layout della tastiera e tutti i vari passaggi che avrete sicuramente già fatto, sono simili a Windows 10 e a Windows 11, quindi non è, sono alla portata di tutti. Quindi qua andiamo a selezionare tutte queste opzioni che potremo anche attivare in un secondo momento, ma su Virtual Machine non servirebbe neanche. Quindi andiamo avanti nell'installazione. Ebbene, ed ecco qua il nostro sistema operativo su Virtual Machine. Come avete visto, sono dei passaggi molto semplici, alla portata di tutti, quindi seguite bene i passaggi, soprattutto per attivare il TPM anche su VirtualBox e quindi andare avanti nell'installazione. Bene, ragazzi, con questo è tutto. Spero di esservi stato d'aiuto in qualche modo. Un bel like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video e alla prossima. Ciao a tutti.